frattitaliani.it. Oggi è a parlare con Rosemary Altea, scrittrice ma soprattutto sensitiva e guaritrice di fama internazionale. Buongiorno. Buongiorno. Rosemary, lei ha pubblicato in Italia con la Spelling e Kuffer Editore il libro che si intitola Noi non siamo soli, coltivare la speranza per interpretare segnali dell'aldilà. Anche in questo libro continua il discorso che a lei piace tanto sottolineare, vale a dire la presenza degli spiriti dei defunti nella vita di ogni giorno per ciascuno di noi. Mary, first a brief introduction about you, and then you said that you have published with Spelling and Kuffer this book, Hopeless Eternal, in which you talk about your favorite subject, which is the one of our loved ones living with us in our daily life. That's my very favorite subject. È il mio argomento preferito questo. Qui c'è Marinella che tradurrà la nostra conversazione. Grazie Marinella Marinari. Grazie a voi. Allora, cominciamo subito con una storia. Lo spirito di Clara si presenta titubante, ha paura di come possa andare all'incontro con i genitori che verranno a lei per avere un rapporto, appunto, per parlare con la figlia. Ma allora gli spiriti hanno le stesse sensazioni e paure di noi viventi? Let's talk about the first case that I would like to analyze with you, the case of Clara in the book, the daughter of her parents who came to you to get in touch with her. She was sort of afraid of establishing this connection. So what I would like to know is do people in the spirit world have the same feelings as we do here on earth? Like being afraid, being happy, being, you know, scared, or I think kind of but I think in Clara's case, it wasn't so much that she was scared, but she was nervous because she wanted to do a very good job, and she was nervous as to whether what she could do would be enough. Sì, diciamo di sì, che provano gli stessi sentimenti che proviamo noi, però nel caso di Clara non direi che lei avesse paura, era più un fatto di essere nervosa, di avere qualche dubbio sul suo modo di esprimersi. Lei voleva che tutto andasse bene in questo incontro con i genitori e aveva paura, diciamo, se vogliamo chiamarla paura, del fatto che magari lei non riuscisse a stabilire questo buon contatto con loro. C'è un caso, quello del giovane Thomas, che lei ama particolarmente e lo definisce un angelo in terra. Chi sono gli angeli in terra, visto che lei ha parlato in più occasioni degli angeli e della loro presenza in mezzo a noi? There is also another case which I would like to ask you about, which is the case of the boy, young boy Thomas, that you defined as an earth angel. So, since you have talked about angels many times in the past in your other books, I would like to know what are angels with us and what are angels exactly? Well, the story of Thomas is my favorite in the book. La storia di Thomas è la mia preferita nel libro. It's my favorite because, first of all, he's a beautiful child. And second, what happened and the way that we were able to communicate is very different than anything I ever experienced before. So it was amazing to me. E poi è la mia preferita anche perché quello che è successo nel modo in cui noi siamo riusciti a stabilire il contatto è un fatto che non mi era mai capitato prima, è stato qualcosa che mi ha sorpreso e poi naturalmente anche per il fatto che lui è un bellissimo bambino. So, an angel. An angel is a very highly evolved spiritual being. Un angelo è un essere spirituale altamente evoluto. With only one agenda. Che ha soltanto un compito specifico. That agenda is to do God's bidding. E questo compito che ha l'angelo, che hanno gli angeli, è quello di interpretare e di mettere in pratica il volere di Dio. So no matter what we want or we think we want or no matter what we think our needs are, an angel is only concerned with God's needs. An angel will only work for God and do God's bidding. Quindi a prescindere da quello che
da quelli che possono essere i nostri desideri, le nostre necessità, quello che il compito dell'angelo è soltanto quello di obbedire agli ordini di Dio o di mettere in pratica la volontà di Dio. Quello è il suo unico compito. Thomas is an earth angel. So God sent him here to this earth to inspire, to bring hope and to bring joy, not just to his family, but now through the book and through so many people reading about him, the parents of children like Thomas can feel so happy that their children have a purpose here. Thomas è un angelo della terra, per la terra, nel senso che il suo compito specifico affidatogli da Dio è quello di portare gioia sulla terra, e non soltanto alla sua famiglia, non soltanto ai suoi genitori, ma adesso, per esempio, attraverso il libro, attraverso tutte le persone che lo conosceranno tramite la lettura, lui porterà gioia anche alle persone che entreranno in contatto con lui in questo modo. Evidentemente il compito che ha lui è questo di portare gioia, felicità, di illuminare la vita delle persone che lo conosceranno. Lei invita molto spesso a coltivare la speranza e a non perderla mai. Personalmente, per Rosemary Altea, quali sono i doni e i piccoli miracoli che ogni giorno l'universo le invia? You always encourage people to nurture hope, never give up hope in their lives. Yes. What I would like to ask you is, in your life, what are the small gifts or the small miracles that are given to you, even in your daily life? Well, the first and the most important is my child, Samantha. She is not only a miracle from God, but she's a miracle baby, because I was not supposed to have any children. So she's my most important miracle. Allora, il dono più grande, quello più importante che ho avuto da Dio e dalla vita è mia figlia, Samantha. Non è soltanto un dono di Dio, ma è un dono anche della vita e della natura, perché io non potevo avere figli, quindi il fatto di essere riuscita invece ad avere lei lo considero il dono veramente più grande che mi sia mai capitato. My other miracles, I have my puppies, who are my miracles. Il mio altro miracolo sono i miei cagnolini, i miei cuccioli, che io considero i miei miracoli. I have my health, because many years ago I was very sick, and even 2 years ago I was sick, but these are small miracles. My health is good. Walking down the street and have someone smile at you is this a miracle to me? Un altro grande dono è la mia salute, perché alcuni anni fa sono stata molto malata, e anche recentemente, un paio di anni fa, sono stata molto male, quindi il fatto di essere in salute lo considero anche questo un dono, un miracolo. Ma poi i piccoli miracoli, se esco per la strada e qualcuno mi regala un sorriso, anche questo io lo considero un piccolo miracolo. Un'altra presenza nella sua vita è il suo spirito guida, Aquila Grigia. Vorrei sapere se c'è stato mai qualche momento di tensione o di crisi nel vostro rapporto. Another important presence in your life is Grey Eagle. My very big miracle. E questo è il mio grandissimo miracolo. I would like to ask you if there has ever been a moment in which you had experienced a crisis with him in your relationship, or if, you know, you argued or had discussions or some bad moments. Oh, we never argued. I'm too respectful of him. Noi non discutiamo mai, perché io lo rispetto molto. Maybe the crisis comes when I have these moments, which I think we all do, when I doubt myself and I doubt my own capabilities. Diciamo che dei momenti di crisi sono avvenuti tra di noi, sono avvenuti quando io, come tutte le persone,
mi sono messa in discussione quando ho cominciato a pensare che magari c'era qualche problema con le mie capacità, con quello che io riesco a fare. Allora in quei momenti ci sono state delle piccole crisi. Rosemary Altea, quando, se è successo qualche volta, tante volte, ha pensato di abbandonare la sua attività spirituale e che cosa invece poi l'ha fatta tornare indietro sui suoi passi e continuare? Did it ever happen to you that you wanted to give up your activity or your, you were All the tired time, of your not all the time, capabilities? often. And then what was it that made you go back and say, no, I want to continue? Sì, molto spesso mi capita. I think, I'm human and I have my human faults and my human failings, which are many. Naturalmente io sono un essere umano e come tutti gli esseri umani ho i miei momenti di debolezza e ho anche le mie colpe, diciamo, e tanti momenti di debolezza. Sometimes someone does something to you which hurts you very badly. A volte magari qualcuno ti fa qualcosa che ti ferisce profondamente. And it makes you question what did you do that might have caused this? E questo ti fa domandare proprio che cosa ho fatto per essermi meritata questo comportamento da questa persona. Sometimes someone does something which is very cruel to you, and you wonder where was God or where was Grey Eagle to protect me? O a volte ti capita anche un gesto crudele da parte di qualcuno, un gesto veramente cattivo che ti ferisce ancora più profondamente. E mi sono domandata, ma dov'era Dio in quel momento? Oppure dov'era Aquila Grigia quando questo mi è capitato? Of course, I know they're there. I don't blame them. I blame me because I'm not listening. I'm not paying attention. So I ask for it, really, in a way, because even though I might have been warned or guided or told to be careful, if I'm not listening, if I'm not paying attention, then the bad things are going to happen sometimes. Ma quando succedono queste cose non me la prendo con loro, perché non è colpa loro se accadono queste cose, me la prendo con me stessa, perché vuol dire che non sono stata attenta, che non ho interpretato i messaggi, che non ho ascoltato quello che mi dicevano, perché sempre vengo avvisata di questi momenti se devono capitare nella mia vita, e se mi capitano vuol dire che io non ho saputo ascoltare profondamente quello che mi veniva detto. Un'ultima domanda in One breve. last question, briefly. Only one. Vorrei chiederle, visto che lei tiene dei seminari ai guaritori o a chi vuole I would like to perfezionare ask you. questo talento, ma qual è il primo dono che bisogna avere e con il quale si capisce di avere questa Since I predisposizione? know that you also hold workshops for healers around the world, and you also have an association of healers, I would like to ask you which is the first gift that a person should have in order to be a good healer or to become one? Well, I believe that every one of us is born with the gift to heal. Io sono convinta che ognuno di noi nasce con il dono della guarigione. It comes naturally to us. È una cosa che ci viene A naturale. child falls and grazes its knee, Per esempio, un bambino and che cade, si sbuccia il ginocchio. we immediately pick up the child and we say, let me make it E better. la cosa che facciamo istintivamente è prendere in braccio quel bambino e accarezzargli la parte dolente, la parte che fa We male. touch Lo tocchiamo. the bruise, we try to, with our hands, with our energy, we try to Il make it livido, better. la ferita, noi cerchiamo con le nostre mani, con la nostra energia, cerchiamo di farlo stare meglio. This is natural healing, which we all have the ability to do. E questa è una guarigione naturale che tutti noi abbiamo, di cui tutti noi abbiamo la capacità di esercitare. I think the most important thing, not just to be a healer, but also to be a spiritual medium, the most important thing is that you have the right intentions
La cosa più importante da fare per essere sia un guaritore o sia come me una medium spirituale è quella di avere le intenzioni giuste. That it's never about you. You're not the the clever person or the important person, the patient or the person who is suffering. Is the one who is important. La cosa importante, appunto, per essere un guaritore o una medium spirituale è capire che non sei tu la persona importante in quella circostanza, ma la persona che sta davanti a te, il paziente o comunque l'uomo o la donna che stanno soffrendo, sono loro le persone importanti. And most important, I think, to always have humility. E la cosa più importante è sempre di mantenere l'umiltà. Noi non siamo soli, edito da Spelling e Kuffer, l'ultimo libro di Rosemary Altea. Grazie signora. Oh, grazie mille.